Ciao ragazzi, buongiorno a tutti da Dino Foto e Video. Benvenuti in questa nuova puntata. Oggi voglio rispondere a tanti di voi, dove tutti i giorni vedo meglio scattare in JPEG che meglio scattare in RAW, e quindi vi voglio togliere, diciamo, questa curiosità, ma vi voglio anche dare un consiglio poi alla fine. Allora, la differenza tra JPEG e RAW è una differenza enorme. Perché? Perché se scattiamo il RAW abbiamo un file grezzo dove noi andiamo e poi in post produzione e lo elaboriamo. Perché il file RAW è come la pellicola di una volta analogica, quindi è un file, diciamo, spento di colori, di ombre, di neri, eccetera, eccetera. È un file che noi dobbiamo per forza passare in post produzione. In JPEG invece diamo la possibilità alla macchina fotografica di elaborare la nostra fotografia. Allora, è vero che scattando in JPEG tu hai una foto finita, puoi passare in post produzione, ma non sei, diciamo, costretto a farlo, anche se lo puoi leggermente, diciamo, elaborare. Allora, scattare in JPEG si può scattare in JPEG, perché no? Però dobbiamo guardare anche le situazioni, cosa stiamo scattando, cosa stiamo facendo. Allora conviene scattare in JPEG, non conviene scattare in JPEG. Perché il file grezzo è un file dove ti danno, diciamo, si raccogliono tutte le informazioni possibili. Quindi, quando noi passiamo in post produzione, abbiamo, diciamo, tutte le informazioni per tirare fuori i colori, le ombre, i toni, i neri, eccetera, eccetera. Quindi, andiamo a elaborare noi la fotografia, non la macchina fotografica. La possibilità di elaborare la nostra fotografia alla macchina io non gliela do personalmente. Preferisco la fotografia elaborarmela io. Quindi anche voi dovete scattare il RAW. Ora, se vi trovate magari in un compleanno di un bimbo, di un amico, oppure una festa magari improvvisata, allora sì, vi conviene scattare in JPEG, perché finito la serata potete dargli le fotografie e non avete, diciamo, quell'obbligo di andare a passare le foto in post produzione. Però una foto scattata in JPEG la vedi in un modo, la foto scattata in RAW, che abbiamo questo file grezzo che noi andiamo a sviluppare come la vecchia pellicola, la fotografia è un'altra cosa. Cioè, in parole povere, è da 1 a 10. Se do un voto a quello che mi elabora la macchina, io ti do 4, 5. Una foto che elaboriamo noi, io ti do 10, perché in quella foto ci sono tutte le informazioni possibili che abbiamo raccolto nella fase di scatto e poi l'abbiamo sviluppato. Cioè, tutta, diciamo, la fotografia a 360 gradi prende un'altra forma, i colori, i neri. Cioè, diciamo, i colori che noi possibilmente che vediamo nel momento dello scatto, poi li trasportiamo nel nostro Lightroom e sviluppiamo la fotografia. Quindi scattare in JPEG tante volte ti facilizza il lavoro. Cioè, se io devo scattare personalmente io delle fotografie, io scatto solo il RAW. Io è difficile che scatto in JPEG. Scatto in JPEG se mi trovo in una cena con degli amici, oppure un compleanno magari di qualche bimbo. Allora scatto in JPEG, controllo le fotografie e nella catti di un giorno o 2 giorni gli do le foto. Ma sono foto che scatto tra amici, magari un figliolo, la figlia di un amico,
una cena oppure magari un aperitivo tra amici, allora scatto in JPEG perché non voglio andare a perdere del tempo su Lightroom. Ma se scatto delle foto personali, specialmente foto paesaggistiche, fotoritratto, eccetera, eccetera, io scatto solamente il RAW, che voglio avere, diciamo, tutte le informazioni possibili. Quindi è importante scattare il RAW in JPEG, deve essere una cosa limitata e usarlo solo nel momento del, diciamo, che mi trovo in quella situazione. Allora mi conviene scattare in JPEG perché non voglio passare in post-produzione e do le foto. Ma un file JPEG e un file RAW è tutta un'altra cosa, perché un file RAW ha 36 megapixel, un JPEG ce n'ha 16, 15. Quindi capite anche voi la differenza di colori, di toni, di neri, come è reale, no? C'è molta differenza da un file RAW a un file JPEG. Quindi io il consiglio che vi do, e come vi ho sempre dato anche nei video precedenti, scattate sempre il RAW e mai JPEG. Se no, potete avere un'altra alternativa. Se la macchina che voi avete vi consente di poter scattare sia in JPEG e anche in RAW, fatelo, perché io scatto sempre così in JPEG e RAW. Quando vado poi a visionare le mie fotografie, quelle che posso magari lasciare in JPEG lascio in JPEG, e quelle che invece non mi convincono li vado a passare e me li sviluppo in post-produzione. Però la maggior parte, quando faccio degli scatti personali, scatto solamente, diciamo, il RAW, non scatto mai in JPEG. In JPEG scatto se ho un'occasione magari improvvisata e non voglio perdere tempo in post produzione, che le foto le devo consegnare a qualcuno, o perché magari mi trovo in vacanza, allora scatto in JPEG, perché finiti i scatti le foto sono pronte, li guardo e magari li do. Come mi sono trovato in un'occasione di un aperitivo improvvisato, avevo la macchina fotografica con me e ho fatto qualche scatto in JPEG. Allora lì ho valutato, non aveva senso scattare il RAW in quelle fotografie lì. Erano foto così, diciamo, passeggeri, ecco, parliamo in senso pratico, no? Quindi ho preferito farle in JPEG e ho dato le foto a questi amici. Però è una cosa improvvisata, ma se devo scattare delle foto personali, io scatto solo il RAW. Quello che io vi consiglio, scattate il RAW e le foto che dovete sviluppare voi. La macchina deve essere solo uno strumento per scattare la foto, cioè deve fare quello che gli dite voi. La macchina fotografica deve essere un soggetto che te gli dici: te devi fare questo, il resto ci penso io. Quindi non è che la macchina ti deve elaborare la foto e deve essere la macchina a comandare la tua fotografia. No, la macchina deve fare solamente quello che gli dici tu, quello che gli dico io. Tu scatta la foto così, il resto ci penso io. Quindi fare elaborare la fotografia alla macchina fotografica, secondo me, è sbagliato. Dipende dalle situazioni in cui ci troviamo, allora va bene anche in JPEG, perché finite le foto, c'hai già le foto pronte per consegnarli, magari se ti trovi in vacanza, o se ti trovi in una cena, come dicevo prima, improvvisata, oppure delle foto che non ritieni tanto di valore, sono foto così, e allora puoi scattarle in JPEG. Però il file RAW è un file grezzo, è la vecchia pellicola di una volta, quindi il consiglio che io vi do è di scattare i RAW e no in JPEG. In JPEG scattate quando vi trovate in una situazione che, come dicevo prima, passeggera. Allora faccio
questi scatti e via. Però non sono foto, diciamo, di valore, foto come quando facciamo foto paesaggistiche. Quindi quando faccio le foto paesaggistiche voglio il massimo di quelle foto lì, o quando faccio fotoritratto voglio il massimo di quelle foto. Quindi non posso scartare in JPEG, anche se i JPEG si può lavorare, però diciamo che il file RAW è un file grezzo, dove io ho tutte le mie informazioni che ho raccolto nella fase di scatto e me li vado a sviluppare, diciamo, personalmente nel Lightroom. Quindi questa è la differenza del JPEG e file RAW, perché vedo spesso meglio JPEG, meglio RAW, meglio non JPEG. Quindi dovete valutare prima la situazione di scatto, e poi in quale situazione vi trovate, se è meglio scattare in JPEG, scattate in JPEG. Se invece vi trovate in una situazione dove potete scattare, diciamo, il RAW, 100 volte il RAW e mai JPEG. Se mi trovo in vacanza sul lago di Garda e voglio fare foto ricordo delle mie vacanze, allora li faccio in JPEG, non occorre che li faccio in RAW. Ma se vado, se voglio fare uno scatto, diciamo, di quelli come si deve, io scatto il RAW. Però come 2 anni fa che mi trovavo sul lago di Garda, ho fatto degli scatti notturni e ho scattato, ci ho messo la macchina sia in JPEG che in RAW. Quindi ho fatto gli scatti perché in JPEG e in RAW, perché ho voluto valutare le foto che volevo sviluppare in RAW, l'ho salvato in RAW, e le foto che andavano bene in JPEG l'ho lasciato in JPEG. Quindi dovete valutare voi la situazione in cui vi trovate nel momento, diciamo, dello scatto. Quindi è importantissimo valutare la situazione. Questo è quello che vi consiglio io. Quindi volevo fare questo video perché tutti i giorni vedo su tantissimi social, anche e soprattutto nel mio, meglio JPEG o meglio RAW e non JPEG. Quindi anche l'altro giorno un ragazzo mi chiedeva meglio di non scattare RAW oppure in JPEG, stamattina volevo fare questo video. Quindi io il consiglio che vi do è di scattare in RAW. Avete questo file grezzo dove voi andate a svilupparlo personalmente, tirate fuori soprattutto i dettagli nel modo migliore. Il file RAW, perché non ha un profilo color, perché è un file grezzo, quindi siamo noi dopo andare a sviluppare il Lightroom o in Photoshop a tirar fuori tutti i dettagli e tutti i, diciamo, i colori di quel file lì. Quindi è una foto con una fascia dinamica al 100% rispetto a JPEG. Quindi questo valutatelo bene. Io vi consiglio RAW tutta la vita. JPEG dovete guardare la situazione e valutarla. In quel momento decidete se scattare il RAW o JPEG. Se la macchina fotografica vi consente di poter scattare in tutte e due, sia in JPEG e sia in RAW, fatelo. Quando andate a riguardare le foto, valutate quale sviluppare in RAW e quale lasciarle in JPEG. Ok? Io ragazzi vi ringrazio per questa puntata. Era un video brevissimo, ma lo volevo fare perché queste cose, queste domande le vedo tutti i giorni, e quindi volevo fare questo video per darvi il mio parere. E il mio parere è scattare in RAW tutta la vita. Ok ragazzi? Io vi saluto, mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Da Nino Foto e Video, ciao!